Oggi in Abruzzo si registrano 153 casi di coronavirus, 25 i morti. La provincia più colpita è quella dell'Aquila, con 59 nuovi contagi. Scippano un 88enne che si rompe la spalla e si ferisce gravemente. Sono stati arrestati questa mattina ad Avezzano due giovani. Allenamenti nelle palestre nonostante le chiusure imposte dalle norme anti-Covid. Scattano le multe a proprietari e clienti. Potenziamento della rete Covid. A Pescara spazi per il pre-triage e aree per l'isolamento degli infettivi. Alla presenza del governatore d'Abruzzo Marco Marsilio, che ha chiesto di rivedere le posizioni al governo per quanto riguarda l'abolizione delle zone gialle. Secondo Marsilio, infatti, l'abolizione e lo stop della zona gialla rappresenterebbe una persecuzione nei confronti della categoria dei ristoratori. Spostamenti tra le regioni vietati a Pasqua. La cantante Fiorella Mannoia ironizza sui divieti. Visto che ad Avezzano non posso venire, allora andiamo tutte a Ibiza, il suo post su Facebook. Una lista fuori sacco di vaccinati, pur non avendone la priorità rispetto a categorie fragili e over 80, è stata denunciata dal presidente del Partito Democratico Abruzzese, Carlo Benedetti, che ha richiesto un accesso agli atti per quanto riguarda l'ASL Avezzano Sulmona L'Aquila. Tutti gli approfondimenti sui nostri giornali, Marsica Live e Abruzzo Live.